so che in questo periodo il punk rock, soprattutto tra i giovani, non va per la maggiore. Però per quanto mi riguarda, credo che non ci sono tempi migliori per fare punk rock come questi. Cioè, per assurdo, oggi la situazione economica, politica, sociale, soprattutto per i giovani, è addirittura peggiore di quando noi abbiamo cominciato. Cioè, gli hanno tolto tutto, gli hanno tolto i diritti sul lavoro che con tanta fatica conquistati, adesso è tutto precariato e quindi non c'è più la possibilità di pensare a un futuro con un po' di certezza. I giovani sono proprio messi nello sbaraglio e quindi io direi che forse è l'epoca migliore per i giovani per tirare dei metaforici, ma anche no, calci nel culo alla generazione precedente che li ha messi in questa condizione. Ecco, il punk rock è il genere giusto per tirare quei calci nel culo, per cui per me sarebbe è il momento migliore per fare questo genere. Vero, c'è da dire anche che comunque noi nasciamo da un movimento punk che era un pelino diverso da quello che era il movimento punk inglese, quindi nichilistico, il no future e tutto quanto. Abbiamo sempre avuto quell'attitudine che vorrebbe e vuole spronare le persone a riflettere un attimo e a non dire sì per forza a tutte le cose. Ogni tanto fa benissimo incazzarsi, anzi dovrebbe essere sempre bravo, sono d'accordo con te, perché il no future inglese era nichilista, nel senso non c'è nessun futuro, mentre da sempre il punk italiano ha declinato questa formula in non vogliamo il futuro che avete prestabilito per noi, ma ne vogliamo un altro migliore, quello che poi è diventato un altro mondo è possibile. Tornare a Cervo è sempre bello, è stato bellissimo anche venire a fare il concerto acustico. Siamo molto contenti di poter riaccendere gli amplificatori, mettere il cannone che è un po' la nostra comfort zone, e quindi questo ti lascia sicuramente più sereno quando siamo venuti a suonare l'acustico. Per tutto il tour acustico, almeno io personalmente ero sempre un po' più incerto, perché è una cosa nuova che non ho mai fatto, ma ho anche scoperto che è bello fare delle cose nuove, perché esci proprio in un altro dalla tua comfort zone, appunto, e quindi assapori nuovi colori, nuove sfumature, nuovi sapori, ed è una cosa che mi ha dato tanta vitalità. E forse grazie a quel periodo lì c'è tanta voglia di tornare a fare l'elettrico, perché dopo un po' che non fai una cosa riacquisisci una vitalità nuova che forse un pochettino avevamo perso, invece adesso abbiamo tanta voglia di spaccare il culo. È vero, anche perché sinceramente comunque la forza di Pancras in questi 34 anni di attività è sempre stato il pubblico, e quindi fare questi due anni che, come diceva Noise, sono stati veramente duri anche per noi psicologicamente e tutto quanto, abbiamo capito anche il nostro pubblico, che è comunque la nostra linfa vitale a 34 anni, abbiamo detto facciamo uno show dove possiamo raccontargli delle cose che non gli abbiamo mai raccontato, dei piccoli aneddoti, dei piccoli particolari, e facciamo sentire le canzoni che abbiamo sempre avuto a cuore in maniera acustico. Detto questo, il disagio totale era quello di non poter imbracciare una chitarra elettrica e partire con quattro belli accordi distorsivi. Abbiamo aspettato e adesso valgono doppio, no? Soprattutto vedere la gente, noi diciamo sempre che il nostro spettacolo non è un concerto normale, ce lo facciamo noi, ma lo fa la gente insieme a noi, è una festa a cui tutti partecipiamo. Quello ci mancava tanto, cioè vedere la gente che si abbraccia, che poca, che è sul palco. E poi per noi lo show inizia quando arriviamo sul posto e finisce quando ce ne andiamo, perché poi ci piace stare con la gente, abbracciarsi dopo il concerto, soprattutto lui. Abbiamo sempre fatto musica in questa maniera perché è proprio il motivo per cui abbiamo iniziato a suonare. Noi non saremmo neanche in grado probabilmente di fare canzoni che parlano della ragazza che ti ha lasciato, molto autoriferite come fanno molti. Ci è sempre piaciuto, abbiamo iniziato a suonare quando il punk rock non lo faceva nessuno, andava di moda l'heavy metal, forse per quel motivo siamo ancora qua, perché lo facciamo perché abbiamo questa urgenza di raccontare quello che vediamo, quello che non ci piace, a volte anche quello che ci piace, e quindi fare un commento alla società e cercare anche di dare delle indicazioni nel nostro piccolo per cercare di migliorarla, questa società. La nostra ambizione è quella lì. So che è un'ambizione un po' elevata e col passare degli anni a volte è anche un po' disillusa. E per quello che riguarda la situazione attuale, sì, devo dire che l'album si chiama Electric Déjà Vu perché in realtà abbiamo notato che molte cose cambiano, ma tante cose tendono a ritornare sempre uguali, come ricorsi dei ricorsi storici. Magari cambia il contesto, però poi la dinamica è la stessa. Però è anche vero che ogni epoca vive la sua
rivoluzione, e le rivoluzioni portano dei cambiamenti che poi rimangono per sempre. Pensa alla rivoluzione industriale, alla catena di montaggio, adesso abbiamo la rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale ha portato quest'epoca nuova in cui i social sono molto importanti, in cui gli algoritmi sono molto importanti, e alla fine la dinamica è la stessa. Però, se ci pensi, mentre una volta il lavoratore era legato a doppio filo alla catena di montaggio, adesso invece è legato all'algoritmo, ma è sempre sfruttamento del lavoro che viene sottopagato e spesso porta anche purtroppo a incidenti non belli, e questo, di questo parliamo in Day. Noi siamo quasi sempre stati indipendenti ad autoprodotti, per cui da sempre c'è Canapa Dischi, prima si chiamava Atomo Dischi, quindi anche quando facciamo delle collaborazioni con delle altre etichette c'è sempre Canapa Dischi all'interno della collaborazione, perché noi tendiamo sempre a tenere attaccata alla nostra, la produzione artistica ad esempio la vogliamo sempre seguire tutta noi dalla prima all'ultima nota. Devo dirti che invece in verità per l'ultimo disco invece abbiamo fatto la collaborazione sempre Canapa Dischi ma con Universal, la prima volta che facciamo la collaborazione con una major. E questo l'abbiamo fatto è un esperimento, non l'abbiamo mai fatto in tantissimi anni, perché ci siamo accorti che la discografia indipendente si è molto modificata negli ultimi anni, e purtroppo in molti casi tende a replicare gli stessi meccanismi, le stesse dinamiche dell'etichetta major, facendo finta di essere indipendente. È una cosa brutta, ma esiste davvero in Italia. Allora a quel punto mi ha detto: allora se le etichette indipendenti sono diventate così, allora andiamo dall'originale e ci trattiamo direttamente con loro. Quindi questo esperimento l'abbiamo fatto, però sempre mantenendo Canapa Dischi, che ha il controllo, diciamo, di tutto quello che facciamo artisticamente.